29 settembre 1901. Nasce a Roma il fisico Enrico Fermi. Fra la fine degli anni 20 e quella degli anni 30, si forma attorno a lui il gruppo dei giovani scienziati noto come i ragazzi di Via Panisperna. Nel 1938 Fermi riceve il premio Nobel per la fisica per la scoperta di nuove sostanze radioattive e per la scoperta del potere dei neutroni lenti. Ma la promulgazione delle leggi razziali da parte del governo fascista, che colpiscono la moglie, inducono Fermi a lasciare l'Italia per gli Stati Uniti. A Chicago progetta e realizza il primo reattore nucleare a fissione. Muore nel novembre del 1954. Io fui chiamato a sostituire in questo liceo, che allora si chiamava Umberto I, il professor Calzecco Onesti, già illustre per la sua invenzione del coerer. E trovai qui anche un alunno che si chiamava Fermi Enrico, che frequentava in quell'anno, 1917, la prima classe, sezione B. Aveva 16 anni. Si sapeva in tutto il liceo che era un giovane di grande precocità, e alle precocità si accompagnava un interesse multilatere anche per le altre materie, cosicché noi troviamo che anche in filosofia egli prendeva 10. Poi egli saltò un anno e il 1918 passava già all'Università di Pisa. Bisogna e si può concludere che, questo lo diciamo ai giovani, che non è necessario per un genio che da ragazzo sia discolo e sia poco studioso. A questo proposito possiamo invece dire che, e questo dai registri non può risultare, che Fermi soccorreva i compagni che, specialmente in matematica, fossero un pochino debolucci.